Dalle sue origini agli inizi del Settecento in Inghilterra fino alla seconda metà dell'Ottocento, il romanzo si è imposto come lo strumento più duttile per rappresentare la complessità del reale. L'affermazione dello spirito e dell'intraprendenza della classe borghese tra la fine del Settecento e gli inizi dell'Ottocento, con la produzione di Balzac e di Stendhal, ma anche l'interazione profonda tra le storie dei singoli e quella della propria nazione, con i romanzi storici di Alessandro Manzoni e di Walter Scott, e ancora l'esplorazione dei sentimenti e l'emancipazione della figura femminile grazie a grandi scrittrici inglesi del calibro di Jane Austen e delle tre sorelle Bronte. Con i 14 romanzi di Charles Dickens, l'occhio di bue del romanzo si concentra sul problema dell'infanzia sfruttata, dei sobborghi degradati e sudici della grande metropoli londinese, la metropoli tentacolare oscura, quasi l'allegoria di un inferno moderno, con lo smog, le fabbriche, i quartieri malfamati, i condomini fatiscenti, è la protagonista assoluta di molta produzione romanzesca di fine Ottocento, in particolare nei romanzi di Émile Zola. Con il naturalismo e poi con il verismo in Italia, il romanzo assume due funzioni fondamentali. Da una parte diventa lo strumento privilegiato per raccontare in maniera oggettiva e scientifica gli effetti non sempre esaltanti di una modernizzazione rapida e dirompente. Dall'altra è anche un veicolo per rivendicare l'utilità della letteratura in un mondo, quello della fine dell'Ottocento, in cui il primato della conoscenza spetta alla scienza e alla tecnologia. Al di là delle indubbie differenze, il fil rouge che lega le tappe dell'evoluzione della forma romanzo dal Settecento al secondo Ottocento è senza dubbio il racconto della realtà con una pretesa crescente di oggettività. Raccontare la realtà significa soprattutto rappresentare la società in tutte le sue sfaccettature, di qui la folla di personaggi che popolano lo scenario delle vicende narrate nei romanzi di Balzac e soprattutto di Zola. Non solo, fino al secondo Ottocento la narrazione rispetta le categorie spazio-temporali convenzionali. Abbiamo cioè di fronte una trama complessa, ma pur sempre coerente e lineare sul piano della sequenza logica e cronologica degli eventi.